La giornata mondiale dell'Alzheimer ad Agrigento si è svolta una passeggiata nel giardino sensoriale nella Valle dei Templi. In occasione della giornata mondiale, che è domani, abbiamo approfittato del pomeriggio per visitare il giardino sensoriale, il giardino che riporta alla memoria dei nostri utenti antichi ricordi. Le piante aromatiche, le piante mediterranee saranno il momento per ricordare, fare riaffiorare e anche la visita al parco, chiaramente i templi, i nostri i ruderi faranno ritornare alla memoria tanti ricordi. E la giornata mondiale comunque il nostro incontro di oggi serve anche per sensibilizzare sui temi di questa patologia che colpisce non solo chi è malato ma soprattutto i familiari, perché la famiglia viene coinvolta in maniera molto importante 24 ore su 24. Quindi noi vogliamo dare un po' di sollievo con la nostra presenza, con il nostro aiuto a queste famiglie che vivono questa realtà. C'è un retaggio psicologico che blocca queste famiglie, ma la condivisione dei problemi, il discorso di avere la possibilità di alleggerire un pochino il peso è invece fondamentale, perché ai malati bisogna ridare anche la dignità. Non basta tenerli a casa, non basta l'affetto personale, bisogna anche fargli fare tante di quelle cose che magari il familiare pensa che non possano fare più. E invece è fondamentale ridare l'opportunità di fare, di mantenere rapporti di convivialità, di socializzazione, ed è quello che noi facciamo nella sede dell'associazione, a parte le terapie occupazionali, le stimolazioni cognitive, ma il problema è proprio far rivivere a queste persone i momenti belli, i momenti piacevoli di musica, di ballo, di danza, quindi momenti di serenità e di sollievo per le famiglie. L'associazione è nata nel 2006 ad opera mia e di mio marito Nello Amel, e porta avanti questa attività da tanti anni. Abbiamo avuto un piccolo blocco, ma ora riprendiamo riprenderemo anche le attività in presenza, in associazione, con un gruppo che ci aspettiamo sia sempre più numeroso di volontari, ma soprattutto anche che si avvicinino tante famiglie nuove che hanno, ritengo, anche dovrebbero capire che l'aiuto e la condivisione dei problemi serve solo a farli diminuire, a farli sembrare più leggeri. Questo giardino è esattamente pensato per queste occasioni, per consentire la ripresa dell'armonia con l'ambiente e con la natura. La grande biodiversità naturale che abbiamo voluto ricreare in questo spazio consente la riappacificazione con la natura. Questi visitatori regalano veramente delle grandi emozioni, perché diciamo, tutti i visitatori in generale, ma l'anziano o il diversamente vecchio che è ancora giovane, assolutamente giovane dentro, regala delle emozioni importantissime, e questa sera è questa la sensazione che sto provando.